Lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto. Sì, sto bene, insomma, no, in forma sbagliante. Io non ho nessun problema per quanto riguarda l'età, ecco. Tra campo, panchina e televisione, negli 80 anni di Nedo Sonetti, il filo conduttore è sempre stato e continua ad essere sempre lo stesso, il calcio. Abbiamo fatto delle peripezie in tutta l'Italia. Te pensa, da Torino a Udine fino a Palermo, a Catania, ho allenato tutto, io, ma no. Nato a Piombino nel febbraio del 41, il mister, come ancora da tutti viene chiamato, in segno di dovuto rispetto per ciò che ha rappresentato nel mondo del pallone nostrano e di riconoscenza per la grande umanità con la quale ha sempre raccontato cosa per lui significasse questo gioco, a distanza di anni dalla sua ultima esperienza in panchina, ricorda con piacere, da opinionista d'Italia 7, gli anni sul campo. Se devo scrivere un libro, io... No, uno, niente, insomma, ci sono state tante situazioni e tanti avvenimenti che sono avvenuti anche con giocatori di grande livello, insomma, no? Con l'animo fiero che lo ha sempre contraddistinto dai primi calci sui campi da gioco con le maglie di Piombino, Spezia, Regina e Salernitana fino all'approdo in panchina, un passaggio annunciato, quello nel ruolo di allenatore naturale spontaneo, proprio come lui. Sono state a volte anche delle discussioni feroci, furibonde, però dopo si faceva insomma, una pacca sulle spalle e andava bene tutto, insomma. Sempre presente per i suoi giocatori nel bene e nel male, in quello che, come si usa dire, è l'insegnamento più difficile di tutti, l'esperienza come una scuola di vita dove si impara a diventare uomini. Caro mister, la famiglia di Italia 7 tutta unita, gli fa i migliori auguri di questo 80° compleanno straordinario, piena di vita, di salute. Lei è un grande. Auguri mister, ma soprattutto io faccio un messaggio al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Qualora decidesse, mi auguro di no perché noi tutti vogliamo Cesare Prandelli per altri 5 anni, 6 anni eccetera, ma decidesse a fine stagione di cambiare allenatore per un nuovo progetto di grandissimo spessore, la coppia Nedo Sonetti e Francesco Flacchi, mister, se lo porta con sé Francesco. Auguri mister. Benvenuti al TGT della sera. Caro mister Sonetti, tantissimi auguri, 80 anni sono tanti ma sono pochi, tu sei giovane dentro soprattutto. Tanti auguri. Salve mister Sonetti, ti volevo fare tanti auguri per il tuo compleanno. So che sono arrivati 120 anni, è un traguardo difficile, ma noi di Italia 7 siamo contenti di essere partecipi con i tuoi anni. Un abbraccio mister, a presto. Mister Sonetti, protagonista di mille battaglie sul campo e consapevole che tutte, anche quelle perse, si sono poi rivelate fondamentali, perché si sa, l'importante nello sport e non solo è lottare per conquistare qualcosa, e chi non lo fa, chi non ha intenzione di combattere, è come se avesse perso in partenza. Tanto ci rivediamo fra una ventina d'anni.